Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. Oggi siamo in tenuta Viceconte a Francavilla in Sinni, in Basilicata, per il progetto Terre del Benessere. Con noi l'esperto ayurvedico Sergio Scutari. Questi trattamenti. Io mi interesso dell'ambiente del benessere in questa struttura e quindi la mia professionalità, che è nata già da vari decenni per passione personale, l'ho indirizzata nell'ayurvedica. Sono stato in India, quindi ho sviluppato delle esperienze molto interessanti che mi hanno permesso di poter prendermi cura, anche per esperienze passate, del benessere a 360 gradi, guardando molto l'aspetto psicofisico. Quindi qui io sviluppo molto il discorso di prevenzione e di riconoscimento delle problematiche che si sviluppano nella vita di oggi e che con l'attenzione giusta possono essere molto prevenute. Ecco, quanto vuol dire fare i trattamenti qua nel Parco del Pollino, in una, cioè una natura incontaminata? È una condizione ottimale, perché chiaramente c'è un ambiente così poco contaminato, con un ritmo più equilibrato, una condizione energetica che favorisce l'interazione tra il terapista e il cliente, ed è un vantaggio reciproco. Ogni soggetto un trattamento o c'è un soggetto, cioè un trattamento univoco? No, c'è un trattamento che è personalizzato in base all'antichità della ayurvedica. Ci sono varie tipologie costituzionali e io, dopo che ho fatto un test di sondaggio, mi rendo conto in che maniera devo intervenire con questo cliente. Tu tocchi il polso e da lì cosa percepisci? Dal polso riconosco delle problematiche connesse a al percorso energetico che abbraccia ogni essere umano e quindi anche la tipologia costituzionale che ci appartiene, che è connessa agli elementi aria, terra, fuoco, acqua. Questi trattamenti a chi si rivolgono? Chi ne ha bisogno? Tutti, ognuno di noi ne avrebbe bisogno e dovremmo, non appartiene poco alla nostra cultura, ma ne avremmo bisogno di avere trattamenti in modo regolare per prevenire, per renderci conto di eventuali problematiche che possono insorgere e quindi si possono prendere dei rimedi che possono quindi migliorare la nostra condizione psicofisica. Perché un massaggio ayurvedico? Ayurvedico, ayurveda vuol dire conoscenza della vita ed è connesso a un equilibrio di mente, spirito e corpo. Non si può trascurare nessuno di questi elementi. Con Sergio Scutari è tutto per oggi. A voi la linea.